Si sono svolte nel corso della mattinata del 4 novembre a Perugia le tradizionali celebrazioni ufficiali per la giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità Nazionale. Alla solenne cerimonia presso l'Ara Pacis di Via Masi hanno partecipato il prefetto di Perugia Armando Gradone, il questore Giuseppe Bellassai, l'onorevole Emma Pavanelli e per il comune di Perugia il sindaco Andrea Romizzi, l'assessore alla sicurezza Luca Merli, la vicepresidente del consiglio Roberta Ricci, la consigliera Maria Cristina Morbello, la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi. In rappresentanza della regione Umbria sono intervenuti il presidente dell'assemblea legislativa Marco Squarta e l'assessore Michele Fioroni, mentre per la provincia di Perugia la presidente Stefania Proietti. Presenti in rappresentanza delle forze armate, delle forze dell'ordine, le associazioni combattentistiche ed arme e gli studenti di alcune scuole perugine. La cerimonia ha preso il via con l'ingresso dei gonfaloni della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Perugia, a cui è seguito il picchetto d'onore interforze al prefetto in qualità di rappresentante del governo. Dopo l'alzabandiera sulle note dell'Inno d'Italia è stata data lettura ai messaggi pervenuti per l'occasione dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Difesa. Grazie.